Un caro saluto e buona domenica nel Signore a tutti i fedeli cristiani. In questa 32esima domenica del tempo ordinario vogliamo pregare in modo particolare per l'Italia, affinché il Signore con la sua provvidenza la protegga dagli effetti del coronavirus. Preghiamo perché gli italiani rimangano uniti nella lotta contro la pandemia. Affidiamo a Dio l'opera delle forze armate che in questi giorni stanno operando per allestire gli ospedali da campo e così soccorrere al meglio tutti gli ammalati. Il Vangelo di oggi ci parla di quelle 10 vergini sagge che non sono mancate all'appuntamento con lo sposo perché avevano con sé l'olio in abbondanza. Che anche noi possiamo essere pronti all'incontro con Cristo sposo dell'umanità, e così riconoscerlo grazie all'olio della fede. Canto nobile Santa Chiesa. Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Fratelli e sorelle, l'anno liturgico volge al termine. Per questo motivo la Chiesa ci invita a riflettere sul termine della nostra esistenza sulla terra e sulle necessità di prepararci con serenità, ma anche con estrema serietà. La parola di Dio che ascolteremo e l'Eucaristia che riceviamo, se accolte con fede, ci svegliano dal sonno e ci dispongono all'incontro con Cristo che viene. Egli viene per condurci alla festa eterna. La messa a cui stiamo per dare inizio anticipa, mediante la fede, l'amore e la gioia delle nozze senza fine, mentre in questa Eucaristia affidiamo al Signore le anime dei nostri caduti, che appunto oggi ricordiamo. Ma siamo qui anche consci delle nostre mancanze, dei nostri peccati, quindi chiediamo perdono a Dio di tutte le nostre mancanze. Signore, che non sei venuto a condannare ma a perdonare, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Cristo, che fai festa per ogni peccatore pentito, abbi pietà di noi. Cristo, pietà. Signore, che perdoni molto a chi molto ama, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa,
Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu sei il Santo, Tu sei il Signore. Nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio grande e misericordioso, allontana ogni ostacolo nel nostro cammino verso di Te, perché nella serenità del corpo e dello spirito possiamo dedicarci veramente al Tuo servizio, diventando così costruttori di giustizia e operatori di pace. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro della Sapienza. La sapienza è splendida e non sfiorisce facilmente, si lascia vedere da coloro che la amano e si lascia trovare da quelli che la cercano. Nel farsi conoscere previene coloro che la desiderano. Chi si alza di buon mattino per cercarla non si affaticherà, la troverà seduta alla sua porta. Riflettere su di lei, infatti, è intelligenza perfetta. Chi veglia a causa sua sarà presto senza affanni, poiché lei stessa va in cerca di quelli che sono degni di lei, appare loro benevola per le strade e in ogni progetto va loro incontro. Parola di Dio. Ha sete di Te, Signore, l'anima mia. Ha sete di Te, Signore, l'anima mia. O Dio, Tu sei il mio Dio, dell'aurora io Ti cerco. Ha sete di Te l'anima mia, desidera Te la mia carne, in terra arida, assetata, senza acqua. Ha sete di Te, Signore, l'anima mia. Così nel santuario Ti ho contemplato, guardando la Tua potenza e la Tua gloria. Poiché il Tuo amore vale più della vita, le mie labbra canteranno la Tua lode. Così Ti benedirò per tutta la vita. Nel Tuo nome alzerò le mie mani. Come saziato dei cibi migliori, con labbra gioiose Ti loderà la mia bocca. Quando nel mio letto di Te mi ricordo e penso a Te nelle veglie notturne, a Te che sei stato il mio aiuto, esulto di gioia all'ombra delle Tue ali. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Tessalonicesi. Non vogliamo, fratelli, lasciarvi nell'ignoranza a proposito di quelli che sono morti, perché non siate tristi come gli altri che non hanno speranza. Se infatti crediamo che Gesù è morto e risorto, così anche Dio, per mezzo di Gesù, radunerà con Lui coloro che sono morti. Sulla parola del Signore, infatti, vi diciamo questo. Noi, che viviamo e che saremo ancora in vita alla venuta del Signore, non avremo alcuna precedenza su quelli che sono morti. Perché il Signore stesso ha un ordine, alla voce dell'Arcangelo e al suono della tromba di Dio, discenderà dal cielo. E prima risorgeranno i morti in Cristo. Quindi noi, che viviamo e che saremo ancora in vita, verremo rapiti insieme con loro nelle nubi, per andare incontro al Signore in alto, e così per sempre saremo con il Signore. Confortatevi dunque a vicenda con queste parole. È parola di Dio. Alleluia, alleluia, alleluia.
vegliate e tenetevi pronti, perché nell'ora che non immaginate viene il Figlio dell'uomo. Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: il regno dei cieli è simile a 10 vergini che, prese le loro lampade, uscirono incontro allo sposo. 5 di esse erano stolte e 5 sagge. Le stolte presero le lampade, ma non presero con sé olio. Le sagge, invece, insieme alle lampade, presero anche dell'olio in piccoli vasi. Poiché lo sposo tardava, si assopirono tutte e dormirono. A mezzanotte si levò un grido: ecco lo sposo, andateli incontro. Allora tutte quelle vergini si destarono e prepararono le loro lampade. E le stolte dissero le sagge: dateci del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono. Ma le sagge risposero: no, che non abbia mancare per noi e per voi. Andate piuttosto dai venditori e compratevene. Ora, mentre quelle andavano a comperare l'olio, arrivò lo sposo, e le vergini che erano pronte entrarono con lui alle nozze, e la porta fu chiusa. Più tardi arrivarono anche le altre vergini e incominciarono a dire: Signore, Signore, aprici. Ma egli rispose: in verità vi dico, non vi conosco. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora. Parola del Signore. Ha sete di te, Signore, l'anima mia. È il versetto che abbiamo ripetuto insieme al Salmo e che penso dia il giusto significato al momento di preghiera che ci fa trovare qui oggi, nel ricordo appunto dei caduti. Caduti certamente dalla guerra, Prima Guerra Mondiale, 15-18, ma ovviamente vogliamo ricordare anche tutti i caduti che hanno sacrificato la vita nelle varie guerre per la libertà dei valori di una convivenza civile. Ecco, davvero sono stati uomini che hanno avuto sete di pace, sete di amore, sete di giustizia. In definitiva, hanno avuto sete di Dio. Perché Dio, il fondamento appunto di ogni valore di amore, di giustizia, di pace, è Lui il fondamento. E quindi questi caduti hanno fissato in Dio il fondamento della loro vita, ripeto, hanno avuto sete di Lui. Ecco perché il nostro essere qui oggi è certamente per fare la loro memoria, ma soprattutto penso, quando si fanno delle memorie, delle ricorrenze, imparare l'insegnamento appunto che loro possono trasmetterci, perché anche noi costantemente diventiamo, nella realtà del nostro tempo, ecco, costruttori di una società più umana, più fraterna. Basate su quei principi dell'amore, della solidarietà per cui essi, ripeto, hanno dato la vita. E dicevo anche già domenica scorsa, chi sta leggendo o leggerà la lettera ultima enciclica del Papa ai Fratelli Tutti, il Papa la basa tutto proprio su questi pilastri: l'amore, il rispetto, la fraternità. Perché mi dà l'impressione che oggi si parli molto di libertà, di solidarietà, di aiuto all'altro, però è anche altrettanto vero che tutte queste sono soltanto delle belle parole, con difficoltà o difficilmente si concretizzano in gesti appunto autentici. Ecco, i caduti che oggi ricordiamo, di cui facciamo appunto memoria, ci richiamano singolarmente come società a passare dalle parole ai fatti. E qui mi vorrei collegare al Vangelo che abbiamo ascoltato, l'immagine appunto di queste donne sagge e stolte. Le stolte, se sono stolte, ovviamente sono fuori. Ma le sagge hanno capito come devono comportarsi,
devono riempire di olio la loro vita, quella lampada che hanno in mano è nient'altro che il simbolo appunto della vita, che deve essere riempita di olio della fede, olio delle buone opere. Questo ci permetterà allora, come diceva il nostro Papa Bresciano Paolo VI, di far trionfare la civiltà dell'amore. E come concretamente intraprendere questo cammino di rinnovamento, appunto perché questa civiltà trionfi nella realtà del nostro tempo? Io credo che ci siano tre strade. Anzitutto riscoprire una cultura dell'armonia, armonia dell'uomo con se stesso e dell'uomo con gli altri. Il tempo che stiamo vivendo, questo tempo così inquieto di pandemia, ci sta sottoponendo certamente a tanta ansia, tanta inquietudine. Stiamo perdendo magari la speranza e sarebbe però un dramma. Ecco, queste realtà dovrebbero portarci invece a recuperare, nonostante tutto, appunto questa serenità. Uscire dai conflitti che abbiamo magari dentro noi stessi e i conflitti che abbiamo appunto con gli altri. Imparare, ecco, a far trionfare l'armonia. L'armonia interiore che diventa poi anche armonia appunto condivisa, armonia sociale. Un secondo itinerario, il rispetto dei diritti della persona. L'attenzione ai problemi di chi ci sta accanto. Nessuno di noi è un'isola. E lo stiamo sperimentando, ripeto, proprio in questo tempo. Ma siamo una comunità responsabile gli uni degli altri. Ancora il Papa diceva, non ci si salva da soli. Siamo tutti, potremmo dire, nelle stesse condizioni. Quindi se questa fraternità si sviluppa, se questo rapporto con gli altri è messo al centro, impararsi a volersi più bene. So che è difficile. Perché c'è sempre qualcosa con l'altro, si punta il dito, l'altro è sempre un po' una specie di ingombro al mio cammino, alla mia libertà. E qui caduti oggi ci dicono imparate a volervi più bene. E un terzo itinerario, che non voglio dilungarmi molto, è l'accoglienza dell'altro nella sua diversità, diversità di pensiero, diversità di idee, valorizzando quello che di buono l'altro appunto ha. Certo, ognuno di noi è diverso, ha i suoi difetti, però anche le sue qualità. Ecco, impariamo ad apprezzare e accogliere appunto queste qualità, aiutando l'altro magari a correggersi nei suoi difetti, ma non perché io mi sento migliore di lui, perché voglio il suo bene. Ecco, questo mi pare un po' la prospettiva da assumere se vogliamo davvero essere costruttori di una società basata sulla pace, la solidarietà, la concordia, dove odio, rancori siano eliminati. E questo credo che sia anche il modo migliore per poter ricordare appunto i caduti che in questa domenica stiamo appunto ricordando. Hanno sacrificato la vita per questi obiettivi. E se noi li tradiamo questi obiettivi, vuol dire che il loro sacrificio è valso a poco o è valso a niente. Un autore contemporaneo ha scritto «Scelgo la pace» perché non credo all'utilità della guerra e della violenza. Scelgo la pace perché non posso starmene in pace finché essa non regni nel mondo. Ecco parole che oggi ci impegniamo a fare nostre e per le quali vogliamo chiedere aiuto anche a Dio perché le possiamo attuare concretamente nel corso della nostra vita. Per tenere così viva anche la memoria e il sacrificio di tutti i caduti che durante questa Eucaristia affidiamo appunto alla misericordia di Dio. Ora concludo dicendo armonia interiore, rispetto e accoglienza dell'altro diventino atteggiamenti sui quali impostare il nostro futuro, il nostro cammino, per rendere più a misura d'uomo questo mondo, questa società. E questo soprattutto, ripeto, in questo tempo di emergenza anche sanitaria. Senti che è solo così che trionferà quella civiltà dell'amore, l'unica che può garantire un vero progresso dei fondamentali valori della vita. Se questo è l'obiettivo, i caduti che oggi ricordiamo non suoneranno morti invano. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente.
Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito, figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore della vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, l'ora imprevedibile dell'incontro finale con il Signore ci stimola ad una maggiore e insistente preghiera. Preghiamo insieme dicendo: visita la tua famiglia, Signore. Perché la fede e l'amore fraterno abbondino nella comunità cristiana, in perseverante attesa della venuta del Signore, preghiamo. Visita la tua famiglia, Signore. Perché la Chiesa di Dio, che si manifesta nelle singole comunità locali, approfondisca sempre più la sua comunione con Cristo, sorgente di grazia, di conoscenza e di ogni ricchezza spirituale, preghiamo. Visita la tua famiglia, Signore. Perché siamo vigilanti e operosi nella carità, fedeli nel servizio e ardenti nella lode, preghiamo. Visita la tua famiglia, Signore. Perché la fede nel Cristo risorto e la speranza già compiuta in Lui sostengano i fedeli nelle inevitabili difficoltà dell'esistenza, in attesa del suo ritorno. Preghiamo. Visita la tua famiglia, Signore. Affidiamo al Signore anche tutti i caduti, appunto, che oggi ricordiamo, perché vengono ammessi dalla sua misericordia nell'abbraccio del suo regno. Preghiamo. Visita la tua famiglia, Signore. Signore Gesù, certa è la tua venuta, ma incerto ne è il momento. Aiutaci a vigilare nella preghiera e nel servizio dei fratelli, perché quando verrai tu possa trovare in noi dei servi fedeli da introdurre nella tua gloria, dove vivi e regni nei secoli dei secoli. Il canto di offertorio 141. Se qualcuno vive in questo mondo e chiudesse il cuore agli altri dei come potrebbe la carità di Dio rimanere in lui? Insegnaci, Signore, a mettere la nostra vita a servizio di tutto il mondo. Se qualcuno ha creduto in questo chiudesse il cuore agli altri miei dolori, come potrebbe la carità di Dio rimanere in lui? La nostra vita sia l'incontro con Cristo, la comunione con quelli che soffrono. Se qualcuno ha dei beni questo mondo, e chiudesse il cuore agli altri del dolore, come potrebbe la carità di Dio rimanere in lui? Il pane mio che noi presentiamo sia il segno del mio tempo.
Pregate, fratelli e sorelle, perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Ti offriamo, Padre, nei segni sacramentali del pane e del vino, il sacrificio del tuo Figlio, Re della Pace, perché questo mistero di unità e di amore rafforzi la concordia fra tutti i tuoi figli. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto ringraziarti e glorificarti, Dio onnipotente ed eterno, per la mirabile opera della redenzione in Cristo nostro Salvatore. Riconosciamo il tuo amore di Padre quando pieghi la durezza dell'uomo. In un mondo lacerato da odi, lotte e discordie, lo rendi disponibile alla riconciliazione. Con la forza del tuo spirito, tu agisci nell'intimo dei cuori, perché i nemici si aprano al dialogo, gli avversari si stringano la mano, i popoli si incontrino nella concordia. Per tuo dono, Padre, la ricerca sincera della pace estingue le contese, l'amore vince l'odio, la vendetta è disarmata dal perdono. E noi, uniti agli angeli cantori della tua gloria, innalziamo con gioia l'inno di benedizione e di lode. Santo, 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 il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli. Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli. Benedetta colui che viene nel nome del Signore. Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli. Osanna, osanna. Noi ti benediciamo, Dio onnipotente, Signore del cielo e della terra, per Gesù Cristo, tuo Figlio, venuto nel tuo nome. Egli è la mano che tende ai peccatori, la parola che ci salva, la via che ci guida alla pace. Tutti ci siamo allontanati da te, ma tu stesso, Dio nostro Padre, ti sei fatto vicino ad ogni uomo. Con il sacrificio del tuo Cristo consegnato alla morte per noi, ci riconduci al tuo amore, perché anche noi ci doniamo ai nostri fratelli. Per questo mistero di riconciliazione ti preghiamo di santificare con l'effusione dello Spirito Santo questi doni che la Chiesa ti offre, obbediente al comando del tuo Figlio. Egli, venuta l'ora di dare la sua vita per la nostra liberazione, mentre stava cenando con i suoi discepoli, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede loro e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice del vino, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo unico figlio, ti offriamo, Padre, il sacrificio di riconciliazione che egli ci ha lasciato come pegno del suo amore che tu stesso hai posto nelle nostre mani. Accetta anche tutti noi, Padre Santo, insieme con l'offerta del tuo Cristo, e nella partecipazione a questo convito eucaristico donaci il tuo Spirito, perché sia tolto ogni ostacolo sulla via della concordia e la Chiesa risplenda in mezzo agli uomini come segno di unità e strumento della tua pace. Lo Spirito Santo, che è vincolo di carità, ci custodisca in comunione di fede e di amore con il Papa Francesco, il nostro Vescovo Pier Antonio, il Collegio Episcopale, con tutti i sacerdoti, i diaconi, le persone consacrate e tutto il popolo cristiano. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nel Signore. Ti affidiamo, Signore, in questa Eucaristia tutti i caduti delle varie guerre e quanti ci sono sacrificati per la libertà e la dignità della persona umana. E tutti i defunti di quella nostra comunità, di quali tu solo hai conosciuto la fede. Che ci hai convocati oggi intorno a questo altare, raccolta perfetta agli uomini di ogni stirpe e di ogni lingua, insieme con la Beata Vergine Maria, gli Apostoli, i Martiri, Santi Pietro e Paolo e tutti i Santi, nel convito della Gerusalemme Nuova, per godere in eterno la pienezza della pace. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Ci rivolgiamo a Dio chiamandolo Padre, come ci ha insegnato il Figlio Gesù, chiedendo l'avvento del suo regno. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Agnello di Dio, che ogni peccato dell'Eucaristia. Ecco Gesù, l'agnello di Dio, il risorto, colui che toglie tutti i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, soltanto una parola e io sarò salvato. Canto 158.
Preghiera dei combattenti reduci. Eterno è Dio, cui danno gloria i cieli, magnificenza la terra, obbediscono i venti e i mari, benedici noi, soldati di terra, di mare e di cielo, combattenti reduci di tutte le armi e di tutte le guerre. Sorretti dalla tua fortezza, abbiamo servito la patria in armi nelle ore cruente della sua storia. Donaci la virtù di servirla con onestà, libertà e concordia nelle opere feconde della pace. Accresci nei nostri cuori l'amore alla religione, alla famiglia, alla patria. Fa che la nostra bandiera sventoli sempre simbolo di civiltà, garanzia di giustizia, segno di vittoria. Accogli nella tua gloria in compagnia dei santi tuoi i nostri caduti e rendi la nostra vita degna del loro sacrificio. E tu, o Maria, Vergine bella, Madre e Gesù e Madre nostra, Castellana d'Italia, veglia maternamente su di noi, sulle nostre famiglie, sulla nostra patria. Così sia. Patria, parola bellissima, sublime, taumaturgica. Patria siamo noi, patria sono tutti gli eroi che sono morti nei secoli per difendere questo concetto. Sto pensando ai greci contro i persiani, sto pensando ai romani che dicevano è dolce morire per la patria.
Sto pensando alle nostre guerre di indipendenza, a Pisacane, a Menotti, alla città di Brescia, Leonessa d'Italia, che per questa idea di patria morirono molti giovani, come sono morti nelle varie guerre per difendere appunto la patria. Patria che c'è stato un certo periodo della nostra storia, forse quelli vecchi si ricordano, c'erano i terzomondisti che dicevano che bisognava essere cittadini del mondo, bisognava dimenticare la nazione e la patria. C'era chi diceva che bisognava buttare via la bandiera dell'Italia, sbagliando tutti e due, perché la patria siamo noi, la patria è il nostro villaggio, la patria è il nostro cimitero, la patria sono i nostri ricordi e noi viviamo per la patria. La patria è una madre. Sto pensando a Dante quando girava esule e diceva quanto sa di sale lo pane altrui. Sto pensando ai nostri immigrati nel tempo come erano trattati male. E tornavano e dicevano che non c'era nulla meglio dell'Italia. In queste feste bisogna avere un atteggiamento triplice, uno atteggiamento di studio, uno di dolore e uno di speranza. Perché di studio? Perché bisogna capire perché sono nate le guerre. La prima e la seconda guerra. Pensate che nella seconda guerra ci sono ancora adesso i negazionisti che dicono che non c'è stato l'Olocausto, c'è bisogno di studiare. Dolore, perché bisogna pensare alle povere madri che vedevano i figli partire dalla guerra e non tornare più. Speranza, non ci sono più state guerre dopo la seconda guerra mondiale, grazie all'Europa, l'Europa che è attaccata un po' da tutti, però l'Europa, almeno la concordia, l'armonia della pace ce l'ha creata. Altro concetto, la patria deve essere fondante, fondamentale proprio in questo periodo. La bellissima predica di Don Marco ha detto che nessun uomo è un'isola. E nessun uomo è un'isola soprattutto in questa pandemia. Sto pensando agli eroi di infermieri, agli infermieri che si sacrificano, ai dottori che si sacrificano. E questa è patria, muoiono per salvarci. Eroi come gli eroi della prima e la seconda guerra mondiale. E poi voglio dire che sarebbe anche ora di finirla di parlare male dell'Italia come fanno. Perché l'Italia è la patria del Rinascimento. L'Italia è la patria dei grandi industriali, di un popolo che lavora, non è solo pizza, camorra e mafia. L'Italia è creatività, genialità, poesia, armonia, bellezza, è quella che ci nutre tutti i giorni. Quindi a questi eroi che sono morti per salvare questi ideali noi dobbiamo solo rendere grazia. Quindi onore e gloria ai morti di Preseglia, ai morti di tutta l'Italia, viva la festa del 4 novembre, viva Preseglia! Preghiamo. O Padre che ci hai nutriti con il corpo e sangue del tuo Figlio, donaci lo spirito di carità, perché diventiamo operatori della pace che Cristo ci ha lasciato come suo dono. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. Vi benedica e vi doni la sua pace, Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Messa è finita, andate in pace. E buona giornata. Thank you.